i maschi che si truccano, gli uomini che si truccano. Avete capito bene, cari utenti di YouTube, non c'è trucco e non c'è inganno. Ho saputo di recente tramite un conoscente che esistono, ed è una cosa vera e reale, ragazzi e uomini che, pensate, udite udite, vanno a truccarsi, vanno comunque a utilizzare il trucco e a metterlo e ad impiegarlo nel loro viso, barra nel loro volto, e non si vergognano a fare una cosa del genere, ok? Raga, fermo restando che la persona, o meglio un essere umano, deve poter fare tutto ciò che vuole, ed io, Leandro, non sono deputato a condannare o a prendermela con chi che sia, io però posso de facto operare delle critiche. Fermo restando questo punto, io trovo assurdo e nell'anno 2022 inconcepibile trovare uomini o ragazzi che si vanno a truccare. Ora, non è che truccare o truccarsi significa essere gay, e sappiate che essere gay non è un male, non è una cosa di cui vergognarsi, non è una cosa di cui bisogna essere non fieri o tristi, perché essere gay è una cosa bellissima. Attenzione, i gay non è che si truccano. Magari ti scoppiasse una gomma, scusate se ho detto sta frase, raga, purtroppo passano anche i motociclisti. Attenzione, io sto dicendo che, diciamo così, chi si trucca ed è maschio fa male, però è atipico, azzardo a dire abbastanza strano, trovare un uomo o un ragazzo che si va a truccare e che si va a mettere, quindi, per esempio, il fondotinta o il rossetto, oppure la matita sotto gli occhi. Allora, per quanto riguarda la matita sotto gli occhi, ho notato che molti maschi, alcuni maschi la mettono. Non sono gay, per l'amor di Dio, però vogliono semplicemente andare a rendere il loro sguardo più intenso, più deciso, più intenso, ripeto. E su questo, raga, vi posso garantire che non ci trovo niente di male. Cioè, se un uomo o un ragazzo sceglie, opta di mettersi un po' di matita nera sotto gli occhi, io ripeto che non ci trovo nulla, ripeto, nulla di male, nulla di anomalo, va bene? Se invece però andiamo a dire, no, mi metto il rossetto, mi metto il fondotinta, mi metto il fard, ecco, in quel caso lì dico, lo trovo un po' atipico, un po' assurdo. Perché? Perché in genere sono i travestiti, le traveste che si mettono, che si truccano, o anche i trans, e lo fanno per piacere, no? E per far sì che magari un uomo che abbia a che fare con loro, con queste persone, si ecciti con molta più facilità, con molta più disinvoltura e, azzardo a dire, con molta più enfasi, in maniera tale che poi raggiunga la cosiddetta erezione, va bene? Ora, fermo restando che, ripeto di nuovo, ogni persona deve e può fare ciò che vuole, io però trovo assurdo che un uomo, un ragazzo di oggi etero, si vada a truccare, si vada a mettere il rossetto, la matita sotto gli occhi, lo smalto. Se ben vi ricordate, io mossi tempo fa una critica a Davide Marra. A Davide Marra io gli voglio bene, Davide, io gli voglio bene, non è che ti voglio male, come tu dici in qualche tua live, tu dici, io a Leandro gli voglio bene, io a te, caro Davide, ti voglio bene effettivamente col cuore, perché sei una persona che mi ha dato visibilità. Se io sono arrivato a 10.000 iscritti, lo devo a te, va bene? Perché io i 10.000 iscritti li ho toccati grazie a te. Fermo restando che però almeno 1.300, 1.400 sono arrivati grazie a Omicol o Amicol, e altri 2.000 sono arrivati grazie ai consigliati di YouTube. Quindi tu ti devo dire grazie, perché con te 5.000 iscritti li ho fatti. Gli altri 4, 6 o 5.000 li ho fatti tramite YouTube, tramite Omicol, grazie al fatto che mi sponsorizzo ogni giorno, ogni sera, e grazie anche ai consigliati di YouTube, perché appaio ai consigliati, va bene? E una critica che me devo muovere per forza Davide Marra è che si mette
o smalto nero. Davide, non si può vedere, scusa se te lo dico, è un'opinione, cioè io, un uomo, con lo smalto nero alle mani, se fossi una donna, raga, io non mi ci metterei mai, cioè, è più forte di me, raga. Io, ripeto, Davide, ti voglio bene, ripeto, però, credimi, un uomo con lo smalto nero alle unghie non si può vedere, cioè, non lo so, mi metterebbe, raga, mi metterebbe, che vi posso dire, mi metterebbe in soggezione, mi sentirei strano, mi sentirei strana, cioè, non accetto, cioè, boh, cioè, a mano della Danomo, e vedi quelle unghie con lo smalto nero, raga, cioè, dice, ma sono darkettone, sono dark, sì, ma potrei anche essere un darkettone, un dark, ma non è, cioè, non è ammissibile, cioè, a me non mi piace, raga, che vi devo dire? Poi io, ovviamente, io so io, ad Alex gli piace, sicuramente, non è che Alessia si mette a guardare le unghie di Davide, per carità, Alex gli interesserà qualcos'altro, il cervello, il reale augello, come giusto che sia, ok, raga? Ed è anche un bel reale augello, okay? Però a me non lo so, non mi piace, non so che dire, ok? Quindi io ripeto, truccarsi oggi in un uomo non è che è una cosa strana, perché alla fine ci sta, però è una cosa inusuale che generalmente non riesci a fare, cioè non riesci a farla sta cosa. Ci sono persone che riescono a farla, ma lo fanno perché? Per apparire, forse per un loro egocentrismo, forse perché mirano a vedere, o meglio a desiderare, che ci siano, diciamo così, persone che vadano a notarli. Ma io, come essere umano, io Leandro, come conoscitore italiano, non ci posso stare, cioè non posso dire mi piace. Io non sto condannando chi si trucca, chi si mette il rossetto, chi si mette il fard, chi si mette il fondotinta, però secondo me, se è un uomo etero, è di fatto leggermente atipico e o inguardabile. È una mia opinione, ragazzi, è una mia opinione, che dice, se lo fa il trans o il trab, lo fa per eccitare, no? Quindi ci sta, non è che non ci sta, secondo me lo può anche fare volendo, però se lo fa un uomo etero, no? Il trucco, il rossetto, magari il fondotinta, se parliamo di Maria sotto gli occhi, ci sta, raga, perché lo fanno, perché magari vogliono un po' più di sguardo intenso. Bene, salute, raga, salute. Ma se lo fa, se parliamo di rossetto, di fard e via di seguito, io sono contrario e vi dico, raga, no. Come anche lo smalto sulle mani, sulle unghie, raga, ma che siamo matti? Mi metto lo smalto sulle unghie? No. Apri di cielo, raga, apri, no, non si può fare, raga. Bene. Ripeto, io gli voglio bene a Marra, però, perché da, però non si può fare, secondo me non si può vedere, tutto qua. Detto questo, vi voglio bene, ragazzi. Mi raccomando di iscrivervi. Oggi di Poretti, mamma mia, la Poretti, quanto è buona la bocca chiara, raga, quanto è buona la Poretti, bocca chiara, quanto è buona, doppio marto 5 lupidi, mamma mia, è fruttata, è meravigliosa, mamma mia, buona, bella per voi, bella a tutti, ciao da Leandro, conosciuto italiano.